Ciao mamma, tanti auguri di buon compleanno. Ti vogliamo bene e grazie per tutto quello che fai per noi. E ricorda che ti sosterremo sempre. Amore, ma dai! Ehi, mannaggia! Ma cosa parte? Un pietre in un colpo solo, ma non è finita, c'è una sorpresa anche della nostra band, mio. Vai! E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Simona, tanti auguri a te. Grazie! La foto l'ho scelta io. Bello, auguri! Tu pensavi che noi oggi facessimo finale di niente, che era anche rimasta male. Grazie mille a tutti, grazie, siete una famiglia per me. Grazie, grazie. Grazie, grazie, che bella torta. Allora, di qualcosa ai figli. Ai figli, grazie mille ai ragazzi, perché so che loro proprio zero. Non è stato facile. No, lo so. Vezzi, grazie a tutti. È un compleanno meraviglioso. Grazie di cuore a tutti voi di Citofonare, alla Rai e a Paola e a tutti quanti. Grazie mille. Comunque hai dei figli meravigliosi. Hai dei figli meravigliosi. E ai miei ragazzi, che veramente so che è stato una cosa che loro non farebbero mai. Grazie mille. L'hanno fatto solo mia... per l'amore nei tuoi confronti. Forza. E per la mia insistenza. Esatto. Ma adesso abbiamo un altro RVM. E grazie a te Giovanni, grazie. Ok, adesso abbiamo un altro RVM, guardiamolo. Ah. Sì, fai attenzione Simona, mi raccomando. Grazie. Ehi, 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 ehi. Proverò a pensarti mentre mi sorridi. La capacità che hai di rasserenare mi ha insegnato cose che non ho imparato, per il gusto di poterle reimparare. Ogni giorno mentre guardo te che vivi e mi meraviglio di come sei stare. Amore mio, c'è un sentimento che contraddistingue ogni istante della vita che passo insieme a te. È lo stupore. Guardare come affronti ogni momento della vita è un insegnamento vero, profondo e reale per me. Da quando stiamo insieme non ti sei mai svegliato una mattina arrabbiata, nervosa o desiderosa che le tue preoccupazioni, i tuoi problemi diventassero il motivo prevalente della giornata. Il tuo pudore non permette che quelli che sono i tuoi dolori o le tue paure prendano il sopravvento sulla quotidianità di chi ami, anche se per fortuna con me ti confidi. Ogni mattina il tuo unico problema è quello di fare felice chi hai accanto, i tuoi figli, i tuoi genitori, tua sorella e me. Ti dedichi ad ognuno di noi con una prodigalità unica, cercando in tutti i modi di esserci per ognuno. E non è sempre cosa facile. Ci insegni ad affrontare le difficoltà e le molte cattiverie che la vita regala a chi ha successo, con caparbietà e candore. Un candore che è di un cuore da bambina, che però è capace di vestirsi da guerriera. Sono quindi un uomo fortunato, Simone, quando dico che mi hai salvato la vita è a ragion veduta. Tu hai dato futuro alla mia persona e al mio bisogno di amare. Tu, amore mio, hai saputo nuovamente tirare fuori ciò che di buono c'era in me, regalandomi un futuro. Ho così capito la frase che diceva mia mamma: amare è uno stato di grazia. Ed anche per questo lo stupore diventa... Wow.
non ci riuscivo più. Cioè, è un inferno. Grazie, grazie. È una roba che... Mettiti qua vicino a Simona. Vieni qua, vieni qua. Cioè. Vieni, mettiti no, qua. No, no, ma che? No, 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 qui con Simona, il suo compleanno. No. Grazie, Giovanni. Grazie mille. Grazie perché... Non ci voleva faccio. Questo momento e ci tenevo molto a regalarglielo. Ecco, grazie. Sono grazie anche ai ragazzi. No, scusa. Ecco. Eh no, ma non voglio creare le spalle. Vabbè, nonostante che si sia vede. Sempre con un cornetto da 6 mesi, sono ecco. felice. No, ma infatti adesso Simon lo cambiamo. Tanti auguri, Simona, da grazie tutti noi. Grazie mille ai ragazzi. Voi, a tutti, veramente un compleanno meraviglioso. Sì. Grazie a te. Paola è qualcosa di unico. Ecco, grazie, all'inizio Paola. Mi diceva, ma diciamo del compleanno di Simon. Due cornetti, te li regalo. Così non dici che ne ho presi. Grazie Nicolò, Giacomo, Caterina. Giacomo. È molto bello il fatto che voi condividiate questo vostro sentimento. È bello perché è proprio la parte sana dei rapporti, al di là di quello che poi si vede sui giornali, si vede in televisione, questa famigliona allargata, meravigliosa, voi che siete veramente la gioia dell'amore. Grazie, vedervi Paola, è così. Grazie a te. Ed è bello celebrarvi. Veramente, grazie amicizia mille. Amicizia vera, eh? Grazie vera. Mille. Quella non te l'aspettavi, eh? No. A inizio puntata mi diceva, no, ma diciamo questa cosa che c'ho i pantaloni di pagliette perché la settimana del mio compleanno, vabbè, ma tanto era ieri che si perde, non fa niente, quindi tutto il giorno che non le facciamo gli auguri perché dovevamo grazie, farti grazie mille, meraviglioso tutto, siete meravigliosi ragazzi, veramente una squadra meravigliosa. Tu sei la mia. Penso se fossero stati 5 cornetti cosa succedeva. Allora lasciamo questo momento di intimità perché è giusto e intanto